adesso ci siamo, il momento del caffè. Era anche ora. È arrivato il momento del caffè con. Che piacere poter prendere un caffè dopo un po' di tempo, perché qui di caffè qualcuno ne abbiamo preso, possiamo dire. Io non racconterò in diretta come il nostro ospite mi chiamava quando lo chiamavo al telefono, perché insomma siamo in fascia protetta, non lo posso dire. Buongiorno Gianni Giannini, che piacere averti con noi. Buongiorno, buongiorno. Lo possiamo dire, sempre l'assessore. Mattinieri. Sempre, purtroppo aggiungerei, sempre Mattinieri. È proprio l'assessore, cioè, quanti anni sei stato assessore tra comune, regione, insomma? Gianni? Oh, no, dicevo, per quanti anni sei stato assessore? Perché 18 anni al comune, assessore no, la mia vita istituzionale è durata 18 anni, quasi 18 anni al comune e 7,5-8 in regione. Un assessore dal pugno di ferro. L'altro giorno in comune a Palazzo di Città con alcuni colleghi, insomma, durante una conferenza stampa si era creato un po' di caos e commentavamo tra noi: se ci fosse stato qui Gianni Giannini non sarebbe mai accaduto. Quindi tutti ti ricordiamo, insomma, per la tua ironia, per la tua simpatia, ma anche perché aveva il pugno, ha sempre avuto il tra pugno l'altro di ferro. Mi ricordo dopo un incontro della giunta, una riunione di giunta, mi ricordo Michele Emiliano che dice questa cosa: io su Giannini non posso contestare nulla di quello che ha fatto, ma non perché io non voglio, ma semplicemente perché se si incazza riesce a gridare più di me, per cui no, io credo invece che non avrebbe avuto motivo per contestare certo, le cose certo. fatte, perché poi tutto sommato si vedono, no? Eh sì, infatti. Voi parlavate prima di uno sviluppo di Bari e della regione dal punto di vista turistico. Sì, sì. E beh, questo è frutto delle politiche svolte e delle cose fatte sul territorio, no? Certo, anche perché tu Gianni ti sei occupato comunque di tantissimi temi in maniera molto approfondita, ma non è questo lo spazio per parlarne. No, assolutamente e no. E infatti in realtà noi vogliamo sapere, insomma, cosa stai facendo in questo momento, cosa ti stai dedicando. Tra l'altro ho compiuto gli anni l'altro giorno, eh. Auguroni. Quante candeline lo possiamo dire? Avantieri. Quante candeline 70. Lo possiamo dire? 70. 70. E allora, ecco, la vita facendo? Di Gianni Giannini in questo momento. Diciamo che è una vita più serena, dedicata finalmente un po' di più alla famiglia, alle nipotine, alla lettura, all'approfondimento di alcuni temi. Questo non vuol dire però, immagino Gianni, che tu abbia smesso di seguire le vicende, soprattutto della nostra città, una città immagino a cui tu sei legato visceralmente, visto tra l'altro che te ne sei occupato per così tanto tempo. Certo, insomma, siamo passati dal curare il patrimonio con la vendita, per esempio, dell'Albergo delle Nazioni, al bilancio, alle politiche abitative, abbiamo fatto parecchio su. Come hai iniziato a fare politica? Qual è stato il tuo primo momento in cui ti sei avvicinato al mondo della politica? Io sono iscritto ero iscritto al Partito Comunista dal 71, quindi durante il periodo del liceo, il movimento studentesco, ma quello era un modo, diciamo così, tutto anche goliardico di fare politica. Poi è arrivato nell'87, ho cominciato a fare l'avvocato e ho fatto l'avvocato del sindacato per una vita, e questo mi ha portato ad avere contatti con la gente. E il partito se ne è accorto probabilmente e mi ha proposto di candidarmi al consiglio comunale, ma abbiamo fatto diverse battaglie anche prima, Fibronit e cose di questo genere. A proposito di battaglie, soprattutto a proposito di contatti con le persone, Gianni, lo abbiamo già detto prima, tu sei stato tantissimo tempo. A te ti ricordo in una infuocata assemblea a Iapigia. È impossibile dimenticarla. Parliamo ovviamente di case popolari, di edilizia residenziale pubblica. Infatti, quella è una delle immagini in cui ti ho fissato per sempre, Gianni. Ovviamente, Gianni, assessore al patrimonio, in questa infuocatissima riunione assemblea con i condomini delle case popolari. Come dimenticarlo, Gianni? Ma dicevo proprio questo, il tuo contatto con la gente. Tu sei stato per tanto tempo assessore al
al comune, che significa fondamentalmente essere in prima linea, perché diventate punto di riferimento per tutte le persone. E poi sei diventato, in particolare, visto le tue deleghe, e poi sei diventato assessore regionale, che forse invece è una figura un po' più fredda, se vogliamo, ti occupi di cose a più ampio respiro, però il contatto con la gente forse viene un po' meno. Parlo della gente per strada. Beh, no, non è vero, Serena, non è così, perché poi anche le deleghe che ho curato in regione, i trasporti, le infrastrutture, la tutela delle acque, mi ha sempre portato ad avere contatti diretti con le persone. Io non ho mai disertato occasioni nelle quali ci sono state assemblee, anche tipo quella di Apigia, sull'aeroporto di Grottaglie, per esempio, o sulla depurazione, o sulla necessità di realizzare o meno un intervento sul territorio, il dissesto idrogeologico. Ricordo una riunione con tutti i sindaci dei Monti Dauni e del Gargano per risolvere le questioni che riguardavano il territorio, la criticità. Gianni, forse è più che una questione di ruolo, è una questione di approccio, ed è una cosa che, devo dirti la verità, un po' vediamo che si sta perdendo, cioè quel modo di fare politica in cui si aveva uno stretto contatto con le persone. A volte devo dire che questa cosa un po' si perde, vediamo che c'è una certa distanza, anche una cosa che non lo diciamo soltanto noi, insomma è un tema su cui si discute da tantissimo tempo. È assolutamente vero, è così, e poi ci piangiamo addosso e scopriamo di aver perso l'identità come partito di sinistra. È così. Se io mi ricordo, per esempio, che quando sono arrivato al comune di Bari, il primo problema che ho affrontato è stato Enzi Teto. È stato quello di Enzi Teto, delle condizioni di vita della gente, e lì eravamo riusciti a recuperare. Siamo riusciti a recuperare un rapporto diretto con le persone, abbiamo investito cifre enormi per riqualificare tutto il quartiere, per dare condizioni di vita migliori, il consultorio, la farmacia, il dentista, la riapertura della scuola, insomma abbiamo fatto delle cose enormi, e il contatto con la gente è proprio quello. Neanche a farlo apposta, proprio qualche giorno fa, Gianni, ma ne parleremo poi in altri momenti, ma abbiamo fatto un reportage proprio da San Pio per sottolineare, insomma, le criticità che ci vengono segnalate ora dai residenti. Lo vedrò volentieri. Noi siamo quasi in chiusura. Gianni, tra i tuoi ricordi più belli della tua vita in politica, qualcosa che magari ti ha anche fatto commuovere? No, commuovere no, perché sarebbe troppo. ci mancherebbe altro. Cioè, ci sono dei ricordi, diciamo così, un po' particolari, come lo sgombero delle abitazioni occupate da soggetti della criminalità a Bari Vecchia. Come che erano state confiscate, sì. Gli sgomberi fatti per le occupazioni abusive nelle case popolari, ma ce ne sono tante. In una assemblea fatta una a Taranto, dove avevano realizzato le strade e la pubblica illuminazione senza fare la rete fognaria sotto la strada, cioè tutta una serie di eventi e di quell'assemblea a Iapigia, l'assemblea per il PIRP di Iapigia e di San Marcello, insomma ce ne sono tante. L'ultima domanda, l'ultima veramente carina è come sono diventato assessore regionale. Ho avuto una telefonata dal presidente Vendola mentre ero sul lettino del fisioterapista, e quando ho risposto al telefono mi sono sentito dire: ciao, sono Niki Vendola,
E io gli ho risposto: senti, non è il momento di rompere l'anima, perché pensavo fosse uno sfottò. Ho chiuso il telefono, lui mi ha richiamato e mi ha detto: guarda che sono io per davvero, non chiudere il telefono. Conoscendoti, non dubito che sia andata veramente così. No, è così, è così. Sì, sì, magari Gianni, al volo, l'ultima cosa che ti volevo chiedere oggi da cittadino: che cosa ti aspetti dalla politica? Quando vai a votare? Che recuperi, perché... che recuperi la sua dignità, perché la politica oggi vede una serie di attori inadeguati. La politica deve recuperare la sua serietà, la sua autorevolezza, la sua dignità, e deve mettere al centro di chi viene chiamato a svolgere quei ruoli l'etica della responsabilità, la consapevolezza che si opera nell'interesse comune e non per la realizzazione di obiettivi personali. E su questo ci fermiamo. Grazie mille Gianni per essere stato grazie con noi. Grazie Gianni. Magari è stato un piacere. Magari un giorno sarebbe bello averlo qui, proprio anche per fare. Non lo so, non ci sono mai riuscita in tanti anni che era assessore. Non so se ci riesco adesso. Voi fate in modo di non organizzare per le 7 di mattina. Erano esattamente le risposte che mi dava quando era assessore. Grazie Gianni, grazie ciao mille. Ciao a tutte e due, arrivederci.